1970 e subito l'iniziativa ebbe un grande successo. Naturalmente non mancarono l'incomprensione, la diffidenza di colleghi e autorità che giudicavano quell'iniziativa inopportuna e ormai del tutto superata. Erano ancora, infatti, gli anni della grande espansione economica ed industriale e i grandi mezzi di comunicazione, la radio, il cinema, la televisione, dilagarono nei paesi, nelle case della popolazione meridionale, portando un colpo mortale alle culture minori. Perché dunque, affermavano gli oppositori di De Padova, tenere in vita tradizioni e dialetti ormai destinati a scomparire? Ma De Padova aveva avvertito la minaccia che la società dei consumi portava alla sopravvivenza culturale della sua comunità. La cultura tradizionale, infatti, veniva spazzata via, ma non era sostituita da nulla. Nello stesso tempo, sentì anche che ormai quel problema non poteva più riguardare soltanto i bambini, ma che doveva estendersi a tutta la sua gente, che avrebbe altrimenti rischiato di scomparire nel vasto mare spersonalizzante della civiltà del benessere. Cominciò così una ricerca paziente, amorevole, di tutto ciò che poteva essere ricordo, testimonianza del passato. Questa è la via più antica di San Marzano, infatti è intitolata a Giorgio Castriota Skanderberg, il condottiero albanese. I comignoli che sono proprio la caratteristica della costruzione albanese. Infatti questo comignolo è proprio uno dei primi, rispecchia all'architettura orientale. Ci sono anche dei visi, dei volti in pietra, in tufo, che qui a San Marzano si trova molto facilmente. Anche questo è il centro storico di San Marzano. Le prime case costruite a San Marzano dopo la venuta degli albanesi. Questo balcone molto bello apparteneva a Papa Cosimo Capuzzimati, cioè non perché fosse Papa, ma a San Marzano si diceva Papa, Papas, perché a San Marzano prima c'era il rito greco-ortodosso e quindi i preti erano chiamati Papas, quindi Papa Cosimo Capuzzimati. Il campanile invece è stato rifatto, ricostruito nel 1928 contro il volere dei sammarzanesi perché erano attaccati alle loro tradizioni, ai loro costumi. È stato rifatto, prima era molto più basso, la metà quasi, così pure la cupola che era diversa, aveva lo stile veramente proprio tipicamente albanese. Quelli che vediamo sono i cosiddetti paghiari, che sembrano dei nuraghi e che furono costruiti dai primi albanesi con le pietre che strappavano dai campi per coltivarli. Servivano da abitazione e da riparo contro i nemici. La loro aggregazione di pietra viva è forse la rappresentazione più efficace della condizione umana e sociale degli albanesi d'Italia, sempre costretti a chiudersi, a unirsi, contro le insidie che provenivano dall'esterno. Per questo forse costituiscono la testimonianza più toccante per De Padova e i suoi giovani collaboratori che vorrebbero restaurarli. Per dare il sostegno di un'organizzazione a queste tendenze, a San Marzano si è costituito da alcuni anni un centro di ricerche italo-albanesi, nel quale confluiscono persone di tutte le età, giovani soprattutto, che sentono il bisogno di riallacciarsi alle proprie origini, di identificarsi con qualche cosa. In una vasta grotta naturale, non lontano dal paese, entrata poi a far parte del santuario di Santa Maria delle Grazie, sono state ritrovate antiche dimore albanesi e altri insediamenti sono stati rinvenuti presso una grande masseria detta Casa Rossa. Ma che cosa significa l'itinerario di questo maestro che a un certo momento sente che il suo impegno di educatore deve estendersi alla comunità intera e ancora sente che lo studio e l'apprendimento devono cambiare in modo radicale, profondo, non basandosi più su nozioni, su materie astratte, ma partendo dalle cose vicine,
dall'idioma, dalla storia, dalla musica del proprio territorio. Questa musica è uno dei tanti motivi ispirati dalla tradizione popolare delle cosiddette tarantolate, diffusa nelle Puglie. Si tratta di una fantasia popolare, secondo la quale le persone morse dalla tarantola, una sorta di ragno, devono abbandonarsi ad una danza sfrenata che può durare, sempre al suono della musica, alcuni giorni. Tarantello, quella che avete fatto poco pizzica fa. Pizzica Tarantello. La prima è stata Pizzica Tarantello. Sì, pizzica, sì. Tarantello. Però ho sentito la signora che cantava, ha cantato. Noi di solito facciamo cantare, c'è Tobia che canta quando noi facciamo ballare i ragazzi e dice dote pizzicato la taranta, ma però le parole che avete detto voi erano diverse, noi non le conosciamo. Sotto il giro della mutanda. Sotto ecco. Il giro. Oppure sotto il giro della camisa, sotto il giro della veste. Giro della mutanda. Però la seconda strofa che avete cantato qual era? Vorrei darti il mio cuore. In dialetto, in dialetto. Ecco, non riesco a dare con il cuore mio. Non mi ricordo che io senza cuore vado. Sto facendo miracoli. Il cuore mio. Non me ne curo. Non me ne curo. Senza cuore io vado. Mi curo senza... Cuore vado. Cuore vado. Mi pare quella frase di Rodolfo. Della cavalleria lusicana. Bene, adesso invece ci farete ascoltare una tarantella. Una tarantella. In re minore. La tarantola, cioè come il titolo vero e proprio, perché noi. No, come si chiama non lo so, perché mi pare che sono 30 le tarantole. Quella nostra albanese, quella di San Marzano. Sì, ma non saprei. Il titolo, vabbè. Allora, Pizzicarante. È senza titolo. Vabbè, allora. Si chiama Sol Benizzi. Il titolo lo diamo noi, Pizzicarante. Ecco, Pizzicarante, sì. Sì, albanese. Sì, re minore. Vediamo. Qual è? L'anziano signor Edoardo Garibaldi con il suo mandolino accompagnava un tempo la danza delle tarantolate e i ragazzi di De Padova, anche se non si tratta di una tradizione di origine albanese, raccolgono parole e musica per poi poterle eseguire. Quando noi diciamo che De Padova fa bene e quando noi apprezziamo quel che fa De Padova è proprio perché ha questa grande capacità di andare non solo a portare ciò che sta scritto nei libri. Ecco, non è solo questo cultura. Cultura è anche
tutto ciò che le comunità umane hanno imparato per vivere. Cultura è anche la varietà dei modi di organizzazione di vita e di divertimento delle diverse comunità umane, dal mandolino al tipo edilizio. E allora De Padova riesce proprio a acchiappare questo mondo della cultura fatta di attività, fatta di gesti, di tipi di produzione, di modi di cantare. Tutto questo è non meno importante delle tavole di logaritmo, o del latino, o dei grandi testi della scienza e della filosofia, perché consente al bambino e anche all'adulto di alimentarsi a questa tradizione, di capirne la diversità rispetto alle altre, consente di aprirsi meglio alla grande varietà che caratterizza le società contemporanee, non solo l'italiana, cioè gli insegna a avere una bussola. Questo poi deve fare la scuola, una bussola per orientarsi nel mondo della diversità che ci aspetta fuori della scuola. Non troveremo le tavole, i logaritmi o i vocabolari, troveremo uomini, donne molto diversi gli uni dagli altri, con i quali fare i conti. Noi adesso vorremmo sentire la vostra composizione, una composizione allegra, piuttosto veloce, quella che... Ma vabbè, ma ce ne sono tante, ma non siamo concertati. Va bene, Antonio, io penso che insomma cercherà di seguirmi, cioè, di starvi dietro. Che ci fate sentire adesso? Una vostra composizione. Un valzer. Un valzer. Do minore, allora. Cosa va, dimmi? Do minore. Allora, valzer. Che cosa ha spinto De Padova a fare il maestro in modo così inconsueto? Fu proprio mentre si adoperava ad insegnare la lingua, le tradizioni albanesi ai bambini della sua e delle altre classi, che la situazione stessa prese il sopravvento. I genitori, infatti, non solo constatarono i buoni risultati ottenuti dai figli, ma cominciarono essi stessi a collaborare, a intervenire in veste di testimoni, di esperti, a ricordare una volta il nome di un oggetto d'uso o la declinazione di un verbo, oppure qualche episodio della storia di San Marzano. E cominciarono a liberarsi, un po' alla volta, da quel senso di soggezione, di vergogna, che li aveva attanagliati e paralizzati fino a quel momento. La stessa cosa avvenne per i giovani. Ma dove farla, questa scuola? Poiché quella pubblica non era in grado di soddisfarne l'esigenza di fornire i locali necessari, la nuova scuola prese a svolgersi nella casa dello stesso De Padova. Bravo, veramente bravo. Un, vette, de, te piglia. Cioè, io vado a casa, u bet di stepia, come la diciamo noi, cioè nell'albanese di San Marzano. Ogni giorno, dalle 5 alle 8 del pomeriggio, 30, 40, 50 persone si ritrovano a casa di De Padova. Ma la radice del verbo è vet, u vet, quindi noi dovremmo dire u vet, ti vet, ai vette. Loro invece hanno adoperato il verbo andare usando sempre ez. La lingua albanese di San Marzano è diversa da quella d'Albania. Non solo, ma è una lingua soltanto parlata. Bisogna quindi fissarne l'ortografia, la grammatica, la sintassi. E questo lavoro accurato si fa tutti insieme. Siamo arrivati a fare la scuola a casa mia proprio perché ci siamo trovati nella impossibilità di svolgere queste attività nella scuola pubblica, nella scuola ufficiale, diremmo. Una scuola così nata a casa proprio per le esigenze dei sammarzanesi, per le esigenze dei ragazzi, dei giovani, degli adulti soprattutto. È una scuola frequentata da tante persone che sentono la necessità di portare a questo sforzo nostro di sammarzanesi un contributo proprio per
come dicevo, dianzi, per salvaguardare, per tutelare il patrimonio culturale di noi sammazzanesi. Ed è frequentato da tanta gente anziana, dicevo, che